deluso, no, perché comunque sì, nel senso dispiace moltissimo, soprattutto per la tanta gente che di Teramo è venuta qui fino a Fermo, ma è normale che la partita l'abbiamo gestita, credo, benissimo, e poi non siamo stati capaci di far girare gli episodi a nostro favore. Può succedere, ma adesso non ne facciamo un dramma, pensiamo alle prossime. Non c'era da esaltarsi prima, come dice lei, non c'era neanche da fare drammi adesso. Non c'è da fare drammi, c'è da solo da lavorare e continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi giorni con molta serenità e con la consapevolezza che siamo una buona squadra. La Fermana è cresciuta nel momento in cui è rimasta in 10. Cosa è successo al Fermo? È cresciuta, vuol dire, rispetto sì, al primo tempo? Sì, diciamo che hanno fatto gol quasi subito dopo l'espulsione e sono andati su un piano a loro più congeniale, che era quello di un calcio più British, diciamo, che non strano, ma vuol dire, è così. E loro quello che volevano, noi volevamo il contrario, quindi forse sono stati bravi loro a portarla dalla loro parte. Ecco, mister, nel secondo tempo avete pensato di vincerla la partita, forse questo può essere stato... Ma il nostro intento è quello di vincere sempre, quindi siamo entrati convinti di poter fare il risultato, sapendo che loro andavano alla ricerca soltanto dell'episodio, perché non credo che erano in grado di poter gestire la partita sulla proprietà del palleggio. Quindi sono andati in cerca dell'episodio e così è stato. Una punizione da lontanissimo sul secondo palo, abbiamo preso gol e così quell'episodio ci ha un po' fatto perdere un po' di orientamento che non dovevamo perderlo, dobbiamo capire il perché, ma ormai è passato, dobbiamo solo pensare a lavorare la prossima settimana. Negli ultimi 10 minuti è salito anche Caidi, magari si aspettava qualcosa in più dagli esterni per mettere qualche cross in più, sì, in mezzo. Sì, abbiamo messo Di Grazia a Ventola perché comunque potevano attaccare più sull'esterno e avere una sicurezza in mezzo al limite dell'area, in aria, ma abbiamo creato soltanto l'occasione con Barbuti, credo, e quindi poco per poter riprendere una partita. Come sta la squadra? Bene. La prima sconfitta della squadra. Se non si ammalano oggi. Bene, no, nel senso che comunque, voglio dire, io credo che bisogna, ma questo vale proprio in generale nella vita, che è facile stare male con una sconfitta, ci mancherebbe altro, ma bisogna soltanto poi analizzarla e vedere quali sono le cause, pensando che comunque nessuno ce la fa rigiocare, così come nessuno ci fa rigiocare le partite prima, neanche queste. E abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare a far bene, senza stare troppo lì a pensare e a deprimersi per una sconfitta. Ecco mister, la scelta di Proietti inizialmente perché si giocava su un campo più pesante, quindi un giocatore più fisico rispetto a Ranieri? Sì, la scelta di Proietti veniva dettata dal fatto che abbiamo bisogno di altre cose rispetto a altre caratteristiche rispetto a Ranieri. Il campo era molto più pesante, magari c'era meno proprietà di palleggio, anche se Proietti è un grande palleggiatore, e c'era più di cercare di mettere qualche palla in profondità, ma abbiamo avuto, infatti ha messo due grandi palle, una nel primo tempo su Bacio che per poco non la controlla solo davanti al portiere, e quella su Zecca sull'1-0 il secondo tempo, che sono stati due palle interessanti.